tutti amici di Fantascienza Today, siamo a Strani Mondi a Milano e abbiamo l'occasione di incontrare Gianfilippo Pizzo, che è un autore italiano di fantascienza, ed è qui per presentarci due opere, entrambe di genere fantascientifico. Può parlarci di questi libri? Allora, io intanto sono principalmente un curatore, oltre che un saggista, quindi queste sono due antologie che ho curato, una in collaborazione con Walter Catalano, questa qui si chiama Nostra Signora degli Alieni, pubblicata da Homo Scrivens di Napoli, ed è un'antologia di racconti tutti sulla religione. E invece quest'altra, poi ne parliamo, quest'altra è un'antologia che ha come tema la legge del futuro, infatti il titolo si vede Futura Lex, e questa è pubblicata da La Ponga. Iniziamo ad esempio da Nostra Signora degli Alieni. Ha detto che è basato, sono racconti che hanno come tema la religione del futuro, quindi scenari futuri dove la religione gioca un ruolo importante. È un ruolo sempre diciamo inquietante, negativo, diciamo dominato in qualche modo dal fanatismo, oppure c'è anche una visione positiva in alcuni racconti? Dunque, non c'è fanatismo sicuramente, però insomma la religione viene, soprattutto la Chiesa più che la religione, non viene trattata molto bene, perché gli autori hanno esasperato, diciamo, quelli che sono certi comportamenti attuali esistenti nella Chiesa cattolica, e quindi hanno esasperato le conseguenze più estreme, per cui c'è sempre questa visione un po' oscurantista che ha la Chiesa nel mondo della società, quindi qualcosa che sapete che non va, ormai sentiamo quotidianamente nei telegiornali. Volevo solo sottolineare appunto questo, non è tanto sulle religioni del futuro, perché la maggior parte degli scrittori si è limitata ovviamente alla nostra religione, la religione cattolica. Soltanto un autore, che è Franco Di Cerviello, ha ambientato il suo racconto nella religione islamica. E invece Futura Lex cosa propone? Diciamo, abbiamo già detto che ha la legge, quindi diciamo, l'ordinamento giuridico come tema principale, in che modo viene trattato? Allora, vorrei fare una premessa. Io ho finora curato negli ultimi anni 14 antologie, che sono rispettivamente la 13esima e la 14esima. Uno dei miei intenti come curatore è quello di cercare di portare la fantascienza fuori dai confini, fuori dal nucleo dei lettori specializzati. Per questo io cerco di fare delle antologie che abbiano dei temi più generali. Cioè, secondo me non ha senso fare più ormai antologie con il meglio dei racconti sui robot, il meglio dei racconti sui viaggi del tempo, dell'umanità e della realtà. Quindi ho sempre fatto antologie che parlavano di politica, di economia, di giallo, per esempio, addirittura di decrescita. C'è un'antologia sulla decrescita felice, per esempio, che si collega a quella dell'economia, non è una diversa. Quindi se in questa avevo affrontato il problema della religione, in quest'altra ho il problema della giustizia, della legge. Quindi ho chiesto agli autori di fare dei racconti senza paura di limiti, perché io non mi pongo mai di limiti, per fare dei racconti che avessero a che fare con la legge. Quindi c'è chi mi ha scritto gli avvocati che invece di essere persone erano robot, invece chi mi ha scritto invece che il giudice era non era un essere umano ma un computer, e chi addirittura ha pensato così ad una sentenza emessa via internet da tutti i seguaci e via dicendo. Sono racconti molto interessanti, qualcuno umoristico, come per esempio il primo, che è di Michele Piccolino, in cui ci sono
una civiltà aliena che viene dalla terra a chiedere il canone di pagare la bolletta del sole, perché il sole è stato usufruito senza pagare nessuna bolletta. Poi non posso raccontare il racconto, però devo dire che è molto divertente, perché poi gli avvocati italiani riescono a vincere la causa. Quindi prevale una visione, diciamo, neutra o positiva della legge, oppure nella maggior parte dei racconti è più un'oppressione sul genere distopico come 1984, no, o Brasil? Sì, infatti la visione che prevale, a parte questo racconto, è un altro simile in cui c'è il problema è di considerare legittima la pizza quadrata invece che quella tonda, nella maggior parte prevale questo aspetto distopico, ma non tanto perché la legge è opprimente, quanto perché appunto i mezzi per arrivare al risultato non sono quelli che conosciamo. Ci prevede appunto il fatto che la giuria non è una giuria composta da esseri umani, o gli avvocati stessi non sono esseri umani, ma ci sono anche altri racconti che mettono invece, hanno preso altri spunti. Per esempio, se un robot, io avevo lanciato l'idea, se uno distrugge un robot, commette un omicidio oppure semplicemente rovina un oggetto. Diciamo che è un tema che abbiamo trattato anche noi come autori nel nostro ultimo romanzo, che diciamo che incuriosisce e interessa anche noi da vicino. E invece molti di questi autori hanno capovolto il tema, mettendo invece un android o un robot che compie un delitto, e quindi se si deve considerare delitto, che non è necessariamente un omicidio, può essere qualcosa di più semplice, cioè furto di quadri, cioè cose del genere, non era molto genuale questo quadro, cioè l'importante era che fosse il problema legale. Quindi ci sono dei racconti che appunto mettono come si giudica un essere, sia un clone o un essere, un androide, che ha commesso un delitto, se effettivamente c'è addirittura un racconto in cui, per giungere alla conclusione, non posso essere più spiego, per giungere alla conclusione, cioè per riconoscere quello che è il fondamento da cui il racconto stesso parte, la causa deve essere persa. Quindi c'è un paradosso. Io avevo lanciato anche delle altre idee, così parlando per esempio quelle sulla medicina, visto che alcuni autori di questo, non necessariamente di questa, insomma, delle antologie che faccio sono anche medici, pensavo che qualcuno potesse prendere come soggetto, cioè, l'uso di una medicina che magari non è autorizzata, però riesce lo stesso a guarire la persona, ma è un problema etico molto importante. Stranamente nessuno, anche dei medici, ha affrontato questo discorso. Però, ripeto, sono racconti che fanno veramente in qualche caso molto riflettere su questo aspetto della nostra vita. Senz'altro ci ha incuriosito molto. Un'ultima domanda, ha precisato all'inizio che il suo ruolo è quello di curatore, quindi anche di... quello di affidare la scrittura dei racconti a degli autori. Una curiosità: come sceglie a chi affidare gli autori? Si affida più all'esperienza consolidata o scommette su talenti emergenti? Entrambi, diciamo che io, siccome sono qua più di 40 anni che mi occupo di fantascienza, conosco più o meno tutti gli scrittori italiani, a partire da Vittorio Catani, Renato Crestinero e Mauro Antonio Migliorolo, che sono i più anziani, poi per Francesco Prosperi, ma poi anche gli ultimi. Non so adesso, qui ce n'è qualcuno, non so se l'avete già intervistato, oppure c'è Alberto Vola, c'è Alessandro Vietti, sono gli scrittori nuovi, sono più o meno tutti nel... In genere io lancio un'idea a un grosso numero di scrittori, poi vedo quanti sono interessati,
E poi dico sì, vai avanti oppure non andare avanti. Purtroppo mi è capitato in qualche caso di dover fare delle antologie mostre perché ne avevo scelti troppi, quindi devo cercare anche di limitare. Comunque devo dire che negli ultimi anni mi sono capitati anche degli esordienti o quasi esordienti, e ne sono soddisfatto perché anche scoprire molto certa volta mi dà molto piacere. Bene, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, in bocca al lupo per il successo di questi di questa raccolta. Grazie a voi.